Il professor Francesco Manzella è l'autore del presepe di San Lazzaro. Quanto tempo le richiede la preparazione del presepe? Diciamo che non si parte da un progetto se non nella mente, no? Ce l'abbiamo già raffigurato nella nostra mente. E io ho iniziato a settembre a fare i personaggi, poi a novembre, verso la metà di novembre, abbiamo costruito l'impalcatura e poi abbiamo dato inizio a tutta la scenografia che appunto ci presenta il presepe così come lei lo ha visto. E questo è il primo anno che fate il presepe? No, questo è il 14° anno. Ma ha animato anche gli altri sempre, anni? Soltanto le due prime edizioni no, ma dalla terza in poi diciamo che ogni anno poi sono aumentati i personaggi in movimento. È un movimento meccanico che esalta il lavoro dell'uomo. Ecco. Io mi ispiro al presepe napoletano, come lei ha potuto vedere, sia nella scenografia che nei personaggi, e quindi diciamo ogni anno abbiamo aumentato il numero di questi personaggi meccanici che si muovono e rendono appunto, esaltano il lavoro dell'uomo. Ha molti visitatori questo presepe, ho visto che già anche a quest'ora sono le 20:16. Nonostante il tempo non sia diciamo dei migliori, noi abbiamo avuto sia ieri che oggi molti visitatori, vengono anche dai paesi limitrofi. Addirittura stasera abbiamo avuto con una corriera dei visitatori da Palmariggi, con il rettore del santuario di Palmariggi, di Montevergine. È una bella soddisfazione in una chiesetta che forse i calatinesi spesso dimenticano, anche se ha una storia ricchissima, come lei prima mi diceva, ricchissima di fatti, più che ricchissima di denari. Sì, di denari pochi, però ecco, c'è almeno da parte degli abitanti del luogo il piacere e la gioia di custodire questo piccolo tesoro dell'arte, perché che, diciamo, fa parte della storia del paese, della storia di Galatina. Io ho avuto qui il piacere di ospitare in questa chiesetta, appunto per il presepe, tutta la scuola elementare di Sogliano Campo. E sono venuti una settimana tutti i ragazzi, dalle prime classi fino alla quinta, e io ho fatto notare come questa chiesa ha una sua storia particolare. Qui le pietre raccontano secoli di storia. Questo era un luogo di sofferenza e di morte, perché era una chiesetta affiancata da un lazzaretto, quindi da un luogo dove si raccoglievano alla pietà dei religiosi, venivano affidati tutti i malati di lebbra, di colera, di peste, malattie che in quell'epoca infierivano specialmente nel Salento. Professore, lei ci deve fare una promessa, verremo a fare una visita con Galatina.it solo alla chiesetta e lei ci racconterà tutta la storia. Bene, io l'aspetto, l'importante è che faccia sapere quando è disponibile la sua presenza. Io sono... Grazie intanto per la sua disponibilità. Ringrazio lei, questa sera di Santo Stefano. Grazie ancora e molti auguri.